Ciao amici di Fungo Magia, oggi ci troviamo qua al Fungo Flash, una manifestazione che viene creata tutti gli anni per tutti gli appassionati dei funghi, quindi ci troviamo qua per partecipare a questa bellissima competizione, questo è il secondo anno. Oggi abbiamo già preso le pettorine, numero 37, la gara verrà effettuata lungo la faggeta, non nel castagneto. Sono andato poco fa a fare un giretto di perlustrazione a vedere com'era la situazione e ho notato che c'è molta vita fungina, un po' di tutte le specie, anche se devo dire che porcini non ne ho visto. Ho visto molta gente con dei bei cesti e quindi questi mi danno molta fiducia per poter comunque fare una competizione carico di motivazioni. Ok, a dopo. Ho distaccato la folla, sono montato su nella parte alta verso direzione Zeri e non ci ho pensato, ero euforico per la camminata. Ho trovato il primo Edulis e non l'ho neanche fotografato, maledizione, vabbè, non importa, spero di trovarne degli altri. Guardate qui che spettacolo, bellissimo, anche profumato. Ok, continuiamo la battuta. Ok, dai, andiamo avanti. Allora, sono venuto su da questa riva, salto su sto sentiero, guardate cosa c'è qua. Puff! Questo dovrebbe essere di misura, sì, proprio di misura. Togliamo un po' di terriccio e lo mettiamo insieme all'altro. Dai, che sembra che qualcosa ci sia. Andiamo avanti con la battuta. Allora, sono arrivato in questi aperti qui in cima, ho intravisto qualcosa in mezzo a queste, a questi faggetti bassi. Guardate che bella sorpresa, guardate un po', bam bam, wow, che spettacolo, non finisce qui. Guardate là che bello, la base, bam. Bam. Oh, spettacolo, boom boom, ho strappato, porca miseria, peccato, peso in meno. Ragazzi, sto godendo, guardate un po' qui che roba, guardate qui che roba, madonna, madonna, questi sono punti, ragazzi, porco boia del fungo, mamma mia. Fungo Flash, ragazzi, Fungo Flash. Ragazzi, ho visto spuntare una cosa bianca e guardate qui cosa c'è. Guardate qui che meraviglia. Guardate qui che fungo. Guardate.
fatto al contrario. Bellissimo. Ragazzi, fungo Flash 2019. Qui ce n'è uno. Fungo Flash. Fungo Flash. Flash. Sto facendo ripresa a questo albero che è bellissimo, da tutti i funghetti che sono sopra. E cosa trovo qua? Ragazzi, fungo Flash. Fungo Flash. Oh, peccato. Oh, se lo sono mangiati, mannaggia. Vabbè, fa peso, è sano, fa peso. Ok. Allora, siamo alla fine della competizione del fungo Flash. Scusate, ho la bocca impastata perché mi sono fermato un attimo e ho un pasto abbastanza veloce per potermi spostare rapidamente nelle zone che secondo me possono essere più ricche di funghi, ma purtroppo qua non conosco la zona, ci vorrebbe un po' di uscita prima di poter conoscere bene. Mi sono fatto un'idea più o meno della zona, l'unica cosa che, mamma mia, non c'è un metro quadrato non calpestato, un metro quadrato. Sono andato fino in cima alla montagna, ora sto tornando indietro verso il punto d'arrivo, in realtà poi prima era il punto di partenza, ma da lassù arrivare giù è contrario, tutto ribaltato, mamma mia. Io non ho fatto tantissimi funghi, un po' li ho, ma chiaramente contro quelli che conoscono bene la zona, che conoscono già le fungaie, perdono poco tempo. Io posso giusto leggere il bosco, ma anche se si legge il bosco, chiaramente ci vuole un po' di uscite prima di essere padrone, diciamo, della zona. Qua gente che ci viene da anni, gente che comunque non perde tempo perché va diretto sulle fungaie, quindi chiaramente qualche punto di vantaggio ce l'hanno. Vabbè, io adesso sono quasi in dirittura d'arrivo e vediamo un attimino di come è andata sta gara qua. Ripeto, non credo bene, ma eravamo parecchie persone e, come vi ho appena detto, ieri non è stata chiusa la zona della gara, quindi c'erano migliaia di persone che battevano praticamente gli stessi boschi che stiamo battendo noi, però in un arco di tempo molto più ristretto. La gara chiaramente è iniziata alle 8 e finisce alle 11:30, 3 ore e mezza di gara, ma capite bene che 3 ore e mezza è un po' pochino per poter studiare qua la situazione. Comunque, vabbè, dai, non ci lamentiamo, andiamo un po' a vedere cosa hanno fatto gli altri partecipanti. Spero per loro molto bene e anche per i miei compagni di squadra, anche se ho gareggiato, questa è una gara individuale, però io che appartengo al gruppo del Monte Penna, spero che almeno uno dei miei soci si piazzi bene in classifica. Ok, ora ci vediamo dopo, un abbraccio, ciao dal Macina.